Fattitaliani.it è a Roma, nella sede dello SNADIR, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione. A parlare con noi c'è Orazio Ruscica, che è il segretario generale dello SNADIR. Buongiorno Orazio. Buongiorno. Lo SNADIR quest'anno arriva a una tappa importante, compie 18 anni, diventa maggiorenne. Quindi è normale che anche nella vita normale si faccia un bilancio delle proprie attività, delle proprie scelte. Voi come vi sentite rispetto a questo traguardo? Noi ci sentiamo particolarmente soddisfatti perché la nostra organizzazione sindacale è nata con un obiettivo specifico, quello di dare lo stato giuridico agli insegnanti di religione. Ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto e realizzato un sogno. Tra l'altro lei è anche presidente dell'ADR, vale a dire Associazione Docenti di Religione, che comunque poi confluisce nello SNADIR. Sì, sono due idee vincenti che abbiamo avuto 18 anni fa, quello di distinguere due percorsi, uno di formazione professionale a sostegno dell'attività didattica dei docenti di religione e l'altro lo SNADIR di tutela esclusivamente sindacale. 18 anni, è inevitabile quasi per tutti fare una bella festa, organizzare qualcosa. Voi che cosa state cercando di realizzare per questa data che mi pare il 23 novembre, Sì, esattamente? sì. Cosa avete in Noi programma? abbiamo in programma un convegno a Palermo che proponga a tutti i docenti che verranno una riflessione su alcune cose importanti, diciamo la legalità, il sogno da realizzare concretamente. Attraverso un impegno quotidiano e fattivo, verranno in questo convegno dei relatori di particolare rilievo. Il dottor Ingroia ci parlerà dell'impegno a scuola per sollecitare una cultura della legalità. Poi interverrà una giovanissima scrittrice, Lorena Spampinato, che a soli 22-23 anni ha già pubblicato tre romanzi molto belli. L'ultimo, L'altro lato del sogno, è davvero squisito Senta, Orazio, ecco, il convegno sarà a Palermo. Lei è di Modica. L'origine del sindacato è siciliana. Mi chiedo perché proprio in Sicilia? Perché la Sicilia è una terra particolarmente cattolica oppure perché è una terra in cui c'è il maggior bisogno a livello di rappresentanza sindacale e di rivendicazione dei propri diritti? un pensiero che in questi anni mi ha, come dire, accompagnato. E la risposta è: oggi non poteva il sindacato degli insegnanti di religione non nascere che in Sicilia. Ne sono particolarmente orgoglioso per il semplice fatto che noi in Sicilia siamo riusciti a fondare una struttura sindacale che oggi è diffusa su tutto il territorio nazionale e che ha avuto come molla l'idea che l'ingiustizia doveva essere superata. Ecco, questa è la ragione allora. Sì. E oggi, 18 anni dopo, quali sono le istanze, le esigenze della vostra confederazione, del vostro sindacato? Sono cambiate rispetto alla nascita dello SNADIR? Sì, ci sono alcune cose che sono cambiate. Prima di tutto abbiamo ottenuto lo stato giuridico. Beh, però lo stato giuridico, quindi l'immissione al ruolo dei docenti della regione, necessita in questo tempo di una migliore calibrazione, diciamo, un calibrare meglio la modalità normativa, le norme contrattuali, ad esempio, che tutelano i docenti di ruolo nella mobilità, ad esempio. E oggigiorno, con un laicismo sempre più imperante, qual è la sfida maggiore, più difficile per voi? La sfida maggiore è quella di aiutare i nostri studenti a pensare alle cose quotidiane, a pensare che la realtà non sia soltanto ciò che vediamo. Ecco, ha parlato di studenti.
Alcune titubanze sullo statuto, sullo status dei docenti di religione riguarda per esempio alcune occasioni di insegnamento. Quando, non lo so, nelle scuole di scuola secondaria di secondo grado, alcuni docenti fanno lezione con due, tre alunni perché gli altri hanno optato per una materia, un'attività opzionale. Come rispondete a queste comunque giustificabili rimostranze? Ma questo prima di tutto ci fa pensare che lo Stato non riesce ad offrire agli studenti un'alternativa valida, perché a noi piacerebbe molto che il confronto fosse tra un insegnamento della religione e una materia alternativa altrettanto valida. Oggi i ragazzi si ritrovano invece con un'ulteriore alternativa, quella di uscire da scuola. Ecco, allora è lì il problema, cioè se noi offriamo adesso una materia solida, robusta, sostanziosa, che offre a ogni studente la possibilità di confrontarsi con un sapere che è quello religioso, altrettanto importante di altri saperi, e il nulla, purtroppo la realtà e la situazione, la cultura poco alta, diciamo, delle proposte ad esempio televisive, fa sì che si scelga magari il nulla. Allora, se invece la scuola, se lo Stato offrisse una materia alternativa, allora credo che sarebbe più semplice risolvere il problema dei pochi avvalentesi, ma questo poi riguarda i pochi avvalentesi nelle grandi aree metropolitane. Nelle aree del resto delle province d'Italia non è così, le percentuali sono abbastanza alte degli avvalentesi che sfiorano punte del quasi 90%. Quindi è un problema di aree metropolitane che bisognerebbe, secondo noi, affrontare in modo deciso con un sapere religioso offerto autonomamente dallo Stato italiano. Ecco, lei ha parlato dell'offerta dello Stato italiano. Avete pensato anche a una vostra azione interna? Mi spiego. A una formazione, a un aggiornamento del docente di religione, in modo che l'insegnamento della disciplina abbracci un sapere umanistico e non solo più ampio, al di là della specificità, e così si possono far rientrare gli alunni in classe, anche perché molto spesso, come ha detto lei, gli alunni non fanno nulla, vanno in giro e basta. Certo, a noi piacerebbe molto che, come ho detto poco fa, i ragazzi, piuttosto che andare al bar, avessero l'opzione anche di una materia solida. Per quanto ci riguarda, noi e i nostri docenti di religione offrono un insegnamento altamente culturale. Ed è un insegnamento, lo dobbiamo dire in modo forte, io lo continuo a ripetere, non è un insegnamento catechistico, non è un catechismo, cioè è un insegnamento che è altamente culturale, aiuta i nostri studenti a confrontarsi con il pensiero, ad esempio, filosofico, con la letteratura, con l'arte, certo. Tutto ciò a partire dalla visione religiosa. Ad esempio, ciò che il pensiero, ciò che la visione di Dio ha prodotto negli uomini, cioè ciò che gli uomini hanno prodotto in riferimento a Dio. Questa riflessione ha prodotto delle opere culturali che vanno dalla letteratura, all'arte, alla filosofia. Ecco, e noi facciamo questo, noi mettiamo i nostri ragazzi in confronto, li mettiamo in grado di avere un confronto critico tra il sapere religioso, le risposte degli altri sistemi di significato, le risposte che la letteratura dà alle domande fondamentali dell'uomo. Senta, per quanto riguarda l'incarico, l'assegnazione dell'incarico ai docenti di religione, mi riferisco a quelli annuali, diciamo così, e quanto lo SNADIR può influire o che quanto potere ha rispetto al criterio decisionale che molto spesso il vescovo di una diocesi mette avanti rispetto a quello che può essere una graduatoria ufficiale? Certo, il problema riguarda la quota degli incaricati annuali, che in genere in
questo periodo si attesta sul 30% rispetto al totale del 100. Per il resto del 70% chiaramente c'è una verifica non solo dal punto di vista ecclesiale, dal punto di vista del vescovo, dell'idoneità, ma c'è stata anche una verifica concorsuale, cioè lo Stato è andato a verificare se questi docenti fossero in grado di svolgere l'attività professionale come docente. Gli altri docenti invece incaricati annuali, noi piacerebbe molto che ogni curia si attrezzasse con una graduatoria, graduatoria, elenco, quello che vogliamo, l'importante è che questo sia un elenco di merito. Merito dove entrino i titoli di studio, il servizio prestato e anche l'attività di formazione. Molte diocesi a seguito dei nostri suggerimenti hanno accolto. Io ho presente che qualche diocesi, molte diocesi, hanno accolto questi criteri e poi chiaramente li hanno recepiti e rielaborati in modo proprio e autonomo, personale autonomo, e hanno stilato delle graduatorie che davvero sono soddisfacenti e da quello che sappiamo i colleghi apprezzano molto. Certo, ci sono altre diocesi dove i criteri sono, come dire, molto labili e questo non dà serenità ai docenti, perché noi riteniamo che una volta che il vescovo ha dato l'idoneità a 10 docenti, questi 10 docenti sono tutti e 10 idonei a insegnare religione in qualsiasi scuola della diocesi. Questo sì, l'idoneità è imprescindibile ovviamente, certo. Ma se a livello appunto ci fosse una graduatoria e comunque per scelta del vescovo, a prescindere dalla posizione che si occupa, un docente idoneo come gli altri scavalca chi invece è primo o secondo in graduatoria, uno si potrebbe rivolgere allo SNAD per far presente la situazione e che cosa otterrebbe? Perché molto spesso, ahimè, nella ricezione delle vostre indicazioni c'è poca trasparenza. Ma non è proprio così. Il problema fondamentale è che nell'ambito degli incaricati annuali bisogna sapere dove poter intervenire. A noi piace molto dire la verità, non piace dire ciò che magari il collega desidererebbe fare, che magari poi si va a scontrare con norme che non permettono di risolvere il problema. Ecco, allora, nella proposta di nomina noi siamo convinti che debbano essere rispettate determinate requisiti. Purtroppo nell'ambito dell'incarico annuale, dato che è rimasta sempre la norma della proposta di nomina, è chiaro che non c'è una norma giuridica dello Stato italiano così forte che possa aiutarci a incidere in modo forte e determinante. Bene, Orazio Ruscica, segretario nazionale dello SNADIR, Sindacato Nazionale Autonomo degli Insegnanti di Religione, ha parlato con fattiitaliani.it. Grazie Orazio. Grazie a voi.